festival è a ingresso gratuito, per cui tutti possono partecipare alle nostre conferenze gratuitamente. Solo i laboratori hanno un prezzo. E se voi notate, il programma è un double pass, per cui c'è il festival, quello che ormai noi definiamo per adulti, e sul retro c'è il piccolo mondo antico. Mentre il Festival per adulti nasce da una stretta collaborazione tra il Museo della Città, l'Istituto Beni Culturali e il Mulino, il Festival Piccolo Mondo Antico invece viene elaborato dal Servizio Didattica dei Musei Comunali di Rimini. Altra precisazione che volevo farvi è, in occasione del festival, ovviamente i musei di Rimini, ma anche quelli delle città che collaborano con noi, Biblioteca Cattolica, Riccione, Verucchio e Sant'Arcangelo, permettono l'ingresso gratuito, quindi è un'occasione per chi ancora non avesse visitato di approfittare, proprio appunto vi trovate, si trovano i visitatori a Rimini. Altre cose da dire sul festival, ovviamente speriamo che le condizioni climatiche non ci creino problemi, però abbiamo anche predisposto, in caso di pioggia, degli spazi alternativi. Ecco, sono piccole precisazioni di carattere tecnico. Infine, per la stampa, nel comunicato stampa è indicato il sito dove potete avere scaricare l'immagine, ovviamente delle edizioni precedenti, l'ultima pagina dell'unica stampa che abbiamo messo nella cartella. Queste sono piccole informazioni tecniche completamente di quello che è stato detto.